Quel mascalzoncello è venuto qui a mangiucchiarsi tutti i miei mega fagiolini. Andiamo, Elvis. Abbiamo trovato il nostro uomo. Porcellino, volevo dire roditore. Sembra che le cipolle siano a posto. Scusa, Mike, per caso hai visto un porcellino d'India da queste parti? Sì. Quella pallina di pelo ha rubato un morsetto dei miei mega fagiolini e poi se n'è andato via. Oh, come facciamo a trovarlo adesso, Sam? Potrebbe essere ovunque. Elvis, dobbiamo dividerci ed essere molto furtivi. Bene, fermati, James! Siamo arrivati in cima alla collina! James, fermati! Basta così, James! Credo che ormai sia troppo tardi, Norman! Oh, sta iniziando a scendere dall'altra parte! Sta attento, James! Cosa? Aiuto! Corri! Wow, sta acquistando velocità! E chissà quando si fermerà! Siamo al banco numero 6, James! Cerca di virare da quella parte! Che c'è? L'hai catturato, Elvis? No, è una patata. Oh, oh, una delle rape sta ballando la lambada. Oh, quel mostro peloso ha masticato la mia rapa fino a ridurla in poltiglia. Dobbiamo riuscire a fermare Norris prima che mandi all'aria tutta la competizione. Oh no, sta mangiando la mia carota migliore. Oh. Cielo. Guardate! Terra in vista! Ma quello non è il molo! Siamo arrivati al faro! E stiamo andando dritti verso quelle rocce! Sara, vira! Non riesco a tenerlo! Le onde sono troppo alte! Oh no! James si sta reggendo allo scafo sul lato di tribordo! Sam. Un momento. Ricordi la prima regola delle missioni di ricerca: più in alto sali, più lontano puoi vedere. Portaci su, Tom! Li vedo! Sono vicini al faro! James è nei guai! Ecco, cerca di aggrapparti, James! No, non riesco ad arrivare! È Wallaby 2! Prendi l'argano, Sam! Non c'è tempo! Zio Sam! Ti ho preso, James! Prendo io il comando, Sara! Voi tre, reggetevi! Portaci su, Tom! Tutto bene, Penny? Tutto sotto controllo, Sam! Riparti i ragazzi al molo! Qualcuno potrebbe teletrasportarmi, per favore? Norman, tu resti esattamente dove sei. Primo, hai preso un mezzo che non ti appartiene. E secondo, non hai detto a nessuno dove andavate. Mi dispiace tantissimo, pompiere Sam. E Sara? Solo perché sai usare il timone di una barca non significa che tu sia un marinaio. Scusami, pompiere Sam. Anch'io ho una parte di colpa.
Avrei dovuto ormeggiare Neptune nel centro di soccorso e salvataggio prima di pranzare. Sì, avresti dovuto. I bastoncini di pesce di Bronwyn sono squisiti, ma dovevi resistere. Però abbiamo acciuffato tutti gli insetti alieni. Io no, invece. E spero proprio che ciò significhi che questa mania sia finita una volta per tutte. La sicurezza è più importante di qualsiasi gioco. Dovete prestare attenzione a ciò che vi circonda. Hanno appena rilasciato un nuovo gioco. Caccia all'insetto alieno 2. La leggenda del mega scarafaggio! Oh, no! Un altro viaggio della navicella spaziale Norman Price! Ci spingeremo coraggiosamente dove nessun bambino... o bambina si è mai spinta prima! Non ricevo nessun segnale! Io credo che probabilmente sia meglio così. Bene, signora Grandi Senape, c'era una sola persona con il diamante quella sera. Chi? Cosa? Che cosa ha detto? Sta zitto e ascolta, Norman. Ci sto provando! Ma non penso sia stata quella persona. Io credo che sia stata Lady Pink. Ci rinuncio! Non solo è il gatto più puzzolente del mondo, è anche quello più rumoroso! C'è un particolare che mi incuriosisce. Lei è l'unica ad aver assistito alla scena. La 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 la. Upsi! Perché secondo me il colpevole non ha agito da solo. Ecco fatto! Pulita e profumata come un... Oh, magari no. Sta tranquillo, Sam. Ho un metodo infallibile per lavare i vestiti puzzolenti. Anche se credo che avrò bisogno della maschera antigas per questa volta. Cos'è stato? Perché il gatto è fuori dal trasportino? Norman, l'hai fatto uscire? Così puzzerà tutta la casa. Oh, stiamo per scoprire chi ha rubato il diamante Pinzi Bonzombi. Va bene. Che è il vero colpevole, No! Stava finalmente per rivelare chi era il ladro. Nessuno guarderà la fine di questo film finché quel gatto non sarà nel suo trasportino. Va bene, lo acchiappo io. Qualunque cosa pur di scoprire chi è il ladro. Sta attento, Norman. Levami quella coda puzzolente dalla faccia! Quel gattaccio mi sta facendo davvero saltare i nervi! Norman, è tutto a posto? Sto bene! Ma ora dov'è finito il gatto? Aspetta, Norman! Non spaventarlo! Non riuscirò mai a prenderlo! Credo che abbiamo problemi più gravi! Chiamo mio padre! È chiusa! Siamo in trappola! Svelte! Vi prego, fate qualcosa! Meglio chiamare Sammy il pompiere! I Bondi! Barrichiamo le porte e le finestre! Siamo in salvo! Mandy? Sei una Bondi! No, non è vero, Norman! Credo solo che mi stia ammalando! Questo è il primo segno della trasformazione in Bondi! Norman! Che cosa faccio? Che cosa faccio? Ci sono! Chiamo Sammy il pompiere! Oh no! Dov'è il telefono? Oh, l'abbiamo sepolto! Non posso uscire di qui! Mi serve un segnale di emergenza! Un razzo! Ah, perfetto! Oh no! Oh no! Ho fatto un sogno davvero terribile! Norman Price lanciava un razzo sulla cesta della biancheria e dava fuoco a tutta la casa! Non era un sogno, vero? Norman Price ha
acceso un razzo, provocando un incendio in casa dei Flood. Norman Price ha acceso un razzo, provocando un incendio in casa dei Flood. Elvis, Ellie, voi spegnete le fiamme dall'esterno. Io e Penny salviamo chiunque sia all'interno. Bene, Sam. Ah, la porta è bloccata. State indietro. Bondi! Calmati, Norman. Sono soltanto io. Mi sembrava Mandy. Tu porta Norman e Mike fuori, Penny. Io salgo di sopra. Sdraiati a terra, Mandy, e resta lontana dalla porta. Sto entrando. Ora sei al sicuro, Mandy. C'è qualcuno? Oh! 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 Non ti spaventavi facilmente, eh? Ora sta calma. Il cavallo è tranquillo. Sul sentiero noi andiamo. Prego, smettila di cantare. Non posso. Se sei davvero una brava cavallerizza, Mandy, perché ti fai tirare da Anna? Andiamo, cowboy. Tieni il passo. Oh, sto arrivando. Mandy, ora ti senti sicura sul cavallo? Sì, io volevo solo abituarmi al tracciato. E ora sono a posto, perciò puoi darmi le redini. Grandioso! Ora va pure avanti. Io farò una pausa per far mangiare il cavallo. Va bene, se ne sei proprio certa. Andiamo! Possiamo farcela. Pronto? Andiamo! Ho detto andiamo! Muoviti! I cavalli non mi piacciono per niente! Oh, fermo! Non uscire dal sentiero! Capisci come mi sento? Beh, sta tranquillo. Io non ho paura. Quindi nemmeno tu dovresti essere spaventato. Camus, Steel, Lizzie, Sarah e James. E ecco che arriva Norma che si lamenterà. Mi fanno tanto male i piedi. Ed ecco Anna che tiene i comandi, ma dove sono il cavallo e Mandy? Dobbiamo trovarli!